Allo stadio Castrum di Giulianova si gioca la finale scudetto provinciale Wisp Teramo, edizione 2024, di fronte ai campioni in carica dei New Gunners. E la sorpresa: Barano Pretuziana, dirige il signor Albertini, assistenti Laganà e Vallone. Gunners subito propositivi, cross di Davide Assogna, Iomarini sporca il pallone con Trento che in due tempi prova a beffare in stile futsal del sordo, che risulta però attentissimo. Ancora Trento protagonista al terzo minuto, troppo debole però il suo destro a giro per impensierire l'ottimo estremo difensore biancorosso. Combinazione Trento-Iomarini al settimo, controllo e volé di pregevole fattura del numero 9 che sorvola di poco la traversa. Occasione anche per Davide Assogna, che si trova in posizione centrale. Il numero 2 si attarda però nel controllo ed il muro biancorosso rintuzza la sua conclusione. Al tredicesimo si accende Resuli, il numero 10 taglia il campo e viene abbattuto al limite dell'area dall'attacco Galeotto di Di Palma. Mattonella pericolosa che Resuli tramuta in oro, disegnando una traiettoria mortifera che non lascia scampo a Catelli. Pallone del sacco e l'outsider passa in vantaggio, facendo sognare la panchina biancorossa. Il vantaggio dura però appena 3 minuti. Collevecchio innesca la corsa dell'indemoniato Davide Assogna. Controllo e traversone col contagiri del numero 2 per Trento, che vince il duello con Capitan Ciampana e manda alle spalle di Del Sordo il pallone del pareggio. Un segnale di forza dei campioni in carica, che al 20° lavorano ancora sull'asse Collevecchio-Assogna. Cross arretrato per Trento che manda dalle stelle. Del Sordo risponde presente su un piazzato velenoso di Collevecchio, poi ancora il numero 10 ad orchestrare le offensive dei New Gunners. Pennellata a premiare l'inserimento di Assogna, controllo e assist dal fondo che Trento rifinisce per Iomarini ed il numero 9 dal limite non perdona. 2-1 al 22° e gara in discesa per i New Gunners, che dimostrano ancora una volta tutto il proprio valore. Il vantaggio non placa la fame dei locali, con il diagonale di D'Attanasio a mancare di poco il bersaglio grosso. Davide Assogna continua a scodellare palloni e Iomarini prova il colpo ad effetto che accarezza il primo palo. La Varano Pretuziana si rivede nel finale di tempo con una punizione insidiosa che Catelli disinnesca abbrancando in presa alta. In avvio di ripresa un calcio d'angolo con inzuccata da pochi passi da un lato ed una punizione centrale di Collevecchio dall'altro sono i primi sussulti della seconda parte di gara. Giorgio Assogna accarezza il 3-1 con una conclusione mirabile che sfiora l'incrocio dei pali. Sul versante opposto Resuli dimostra l'abilità con entrambi i piedi, con un traversone non capitalizzato dai compagni. A 8 dal termine la gara di fatto termina. Ndiaye fugge via sulla destra, sguardo al centro ed assist per Collevecchio che ringrazia e sigla il 3-1. Gioco partita incontro con il numero 10 che cerca disperatamente la personale doppietta, prima direttamente dalla bandierina, poi con una giocata a capolavoro che accarezza la traversa della porta difesa da Del Sordo, infine con un diagonale strozzato che manca di poco alla porta. Del Sordo è chiamato agli straordinari sulla stoccata di Giorgio Assogna sul primo palo, poi nel recupero Ndiaye continua a macinare chilometri e pecca di altruismo, regalando a Collevecchio in offside il pallone del poker. Il 3-1 però basta e avanza per bissare il successo provinciale del 2023, con il presidente Cimini portato in trionfo e con il tormentone Cimini's on fire che continua a scandire il cammino dei New Gunners. Varano Pretuziana che si piazza a seconda, vincendo anche la Coppa Disciplina e centrando l'obiettivo di giocare le Final Eight regionali, che prenderanno il via il 25 maggio. Per i New Gunners si tratta invece del terzo trofeo targato Wisp, ora testa alla fase regionale prima della spedizione tricolore di Rimini dal 21 al 23 giugno.